Tecnica Fidapa di Monterano. Questa sera però, prima di dare inizio alla manifestazione, è necessario e doveroso rivolgere un pensiero alle vittime dell'incidente sul lavoro che viene affrontato il nostro paese. Lo faremo con un minuto di silenzio in cui rivolgeremo un saluto al giovane Gabriele Cosma che ci ha lasciato in condizioni tragiche prematuramente. Allora diamo inizio al vino, che è il vino della Fidapa, il vino Fidapa. Intervenute e a tutti presenti.
Ti ringrazio di cuore per l'invito. Il tragico incidente sul lavoro che si è verificato ieri a Desano e che ha strappato la vita a Gabriele, un giovane della nostra comunità, un nostro figlio, non mi consente di essere presente. Il mio pensiero è tutto rivolto al dolore delle famiglie per questa immane perdita. Vi giunga però il mio sentito sentimento di vicinanza e leale e il mio grande apprezzamento per l'opera di promozione e sostegno della donna nelle sue varie attività e sfaccettature che state portando avanti sul nostro territorio. Il contributo delle donne nelle tante sfere della vita è preziosissimo e merita di essere messo in evidenza e valorizzato adeguatamente. La creatività femminile, direi anche la sensibilità delle donne, può realmente essere motore di diverso sviluppo, permettendo di affrontare in modo originale e innovativo le sfide della modernità. Vi giunga perciò l'augurio sincero di proseguire con determinazione ed efficacia il cammino intrapreso, che non può che avere ottime ricadute sulla crescita personale, sociale, lavorativa e culturale della nostra comunità. Grazie ancora e buon lavoro. Angelina Sorino. Allora, diamo inizio con un bel saluto che ci rivolge la Presidente della Commissione per le Opportunità, Teresa Canella. Buonasera a tutte, io rivolgo un caloroso saluto a tutte le autorità qui dalla presenti e in particolar modo alla mia segretaria nazionale Fiammetta Perrone. Ed inoltre anche la presenza qui in città di Monteroni di un sindaco donna la dice lunga su quanto Monteroni sia avanti in questo senso. E quello che stasera noi andiamo a, voi state relazionando, è quando l'associazione è donna. Ebbene, io questa sera in particolare un breve saluto lo voglio fare a quelle donne che hanno fatto la storia anche di Terapa, almeno per quanto ci riguarda. In particolar modo, scusate l'emozione stasera, perché per me è la prima volta. Sì, dovete, voglio dire, la sua prima uscita nella veste di ufficiale, voglio dire, però ci tenevo. Infatti avevo un altro evento a Lecce, però ho preferito essere qui con le mie amiche di Fidapa, perché io sono una fidatina e se sono qui nella mia veste è anche grazie a Fidapa. Allora, bene, quanto l'associazione donna. Noi qui abbiamo due esempi grossissimi di essere donna e di fare associazionismo. Prendete l'esempio di Fiammetta Perrone. Fiammetta Perrone è l'esempio più grande di associazionismo. Io sin dal primo momento nel quale l'ho conosciuta ho capito che grande donna era. Una donna nel quale prevalsa sempre l'umiltà, la saggezza, l'essere di tutte, voglio dire, e ha fatto tantissime cose, voglio dire, per Fidapa, portandole a quei livelli. E averla ora segretaria nazionale per noi è motivo di lustro e di vanto per noi donne del Salento. Voglio dire che ci siamo impegnate in questo settore. E poi non posso parlare che di Anita Mazzano. Anita Mazzano è per noi a Gallipoli è l'esempio di associazione in chiave donna. Anita Mazzano è stata antesignana, non ci dimentichiamo che noi abbiamo fatto il trentennale, abbiamo festeggiato il trentennale, quindi la dice lunga. E lei è una delle fondatrici, quindi potete pensare, Anita Mazzano, una donna medico, quindi potete pensare che cosa ci aveva da fare, perché molto spesso io sento dire, quando si cerca di far avvicinare le donne, no, a queste aggregazioni, ma c'è tanto da fare, come faccio? Non è vero, perché se si vuole si fa tutto. Ebbene Anita, un medico, di pronto soccorso, famiglia, figli, nonostante tutto lei è ancora qui. La sua famiglia, voglio dire, ha avuto un bellissimo esordio, i due figli sono tutti sposati. Quindi che cosa significa questo? Che quando l'associazione donna
venuta a parlarmi, ha detto no, tu devi far parte di noi e noi siamo un'associazione di donne, vogliamo fare delle belle cose. E io ho colto appieno questo suo stimolo, questa sua proprio una sfida, nel senso di dire vieni con noi, perché comunque insieme facciamo delle cose, perché fare politica molto spesso, ragazze, significa anche essere sole, lasciatemelo dire. Qual è l'impegno di FIDAPA? Noi abbiamo fatto tante cose in tutti i settori, voglio dire, no? Non ultimo quello dell'ambiente. Ogni anno noi abbiamo un tema sociale e ogni sezione cerca di dare il meglio di sé. Ebbene, tutti insieme noi riusciamo a fare queste cose. Allora io dico, oggi da Commissione Pari Opportunità è stata data questa, questo nuovo impegno che io spero di portare avanti nel migliore dei modi. Io credo che voglia essere una cerniera tra noi, voi, il volontariato, il no profit, le famiglie, voglio dire, quindi l'obiettivo qual è quello al quale io penso che tutte insieme possiamo veramente fare delle cose buone, dico io. E mi piace sempre finire, questa è una frase che mi piace tantissimo, salutarvi con Giovanni Paolo II, che diceva con la sua coraggiosa affermazione: la società per migliorarsi ha bisogno del genio delle donne. Ecco, ripassiamo da qui. Grazie. E mi scuso se a un certo punto io devo andare via, però c'ho sta cosa a legge. Però naturalmente resto a disposizione, nel senso facciamo qualcosa insieme, perché uno dei miei primi obiettivi è cercare, io non so, qui a Monteroni esiste la commissione, no, non esiste, ma adesso vorremmo che ci fosse. Benissimo, impegnatevi e io mi farò portavoce di questo, almeno in tutti i comuni che si formi la commissione Pari Opportunità. È una delle nostre sfide, ragazze, va bene? Grazie. Grazie ancora alla presidente della commissione provinciale. Ebbene, il tema nazionale è quello che porta il titolo della serata, la credibilità femminile, modo per il diverso sviluppo, quando l'associazione è donna. E proprio l'impegno sociale delle donne, come diceva Teresa, e l'impegno nel sociale, l'impegno nel volontariato e nell'associazionismo, andiamo a svilupparlo questa sera. Il ci viene illustrato dalla vicepresidente Anna Pecora. Buonasera a tutti, un sentito ringraziamento alle autorità, io la mia voce è sempre molto bassa, scusatemi. Un sentito ringraziamento alle autorità che erano presenti, alla nostra segretaria nazionale che mette per Roma, sempre molto vicino a noi, e a tutte le amiche di DAPA che oggi sono qui. E a tutte le amiche in genere, perché non abbiamo solo amiche FIDAPA, abbiamo tante amiche di Monteroni, ma oggi sono venute a trovarci. Speriamo che diventino FIDAPA. Ce la auguriamo, ce la auguriamo. Un ringraziamento va anche alla nostra Presidente, che per l'organizzazione di questo evento, devo dire, si è spesa veramente tanto, con entusiasmo, coraggio e competenza da gestire una serie di situazioni. Ogni biennio, per chi non conoscesse FIDAPA, ogni biennio FIDAPA si dà un tema nazionale, suggerendo poi delle linee di approfondimento che gli stretti ogni singola sezione vanno poi ad approfondire all'interno degli stessi e deve sviluppare. Con la trattazione del tema nazionale si è prefissato il compito di far veicolare quelle novità che possono apportare uno sbocco positivo al cambiamento, enfatizzando gli aspetti di eticità sociale come la sostenibilità ambientale, il recupero di quei valori che ormai sono ben persi, facendo circolare le informazioni innovative attraverso la rete di relazioni interpersonali, utilizzando opinion leader che abbiano requisiti di affidabilità, facendo sì che la nostra associazione divenga un catalizzatore. Perdonatemi se leggo, ma non voglio sbagliare nella presentazione del tema, che comunque
La strategia comune è e sarà quella di avvalersi delle socie, valorizzandone la loro professionalità, la competenza, la genialità nei vari campi artistici, economici e sociali. Per il biennio 2017-2019 FIDAPA ha scelto quello della creatività femminile e la cultura dell'innovazione quale motore di diverso sviluppo socio-economico, obiettivi e progetti. Faccio mie quelle che sono le parole della vicepresidente nazionale Maria Concetto Alighieri. La donna viene considerata parte attiva del cambiamento e dello sviluppo sociale, economico e politico del nostro paese. Ma perché ciò sia possibile occorre abbattere gli stereotipi di genere, incrementare l'apprendimento delle materie scientifiche da parte dei giovani, favorire l'incremento delle tecnologie nel rispetto di uno sviluppo sostenibile ad impatto zero, eliminare le diseguaglianze economiche e sociali, causa ed effetto della perdurante crisi economica. Allora dobbiamo però intensificare l'agire comune da costruire e condividere un percorso di crescita associativa. La cultura dell'innovazione e della creatività femminile può dare un contributo al miglioramento sociale, promuovendo i motori di sviluppo socio-economici per raggiungere determinati obiettivi, ma per fare tutto ciò è necessario precisare che in merito alle tematiche connesse alla trasformazione digitale della società e delle imprese, al momento c'è una percentuale di donne molto inferiore rispetto al genere maschile a chi opera in questi ambiti. La presenza di donne specializzate nelle discipline scientifiche, tecnologiche e digitali è molto esigua, ciò crea un forte divario di genere. Questa situazione contrasta con quella che invece è la crescente richiesta sociale. Emerge quindi la necessità di promuovere la formazione delle donne in questi ambiti. Comunque, anche se il numero delle donne in questo settore è molto, molto inferiore rispetto a quello degli uomini, c'è da evidenziare che la Commissione europea ha molta fiducia nella creatività innovativa delle donne e ritiene che la presenza femminile più numerosa avrebbe un forte impatto sulla competitività aziendale e sia sul PIL nazionale, e quindi sostiene e incoraggia la sua creatività innovativa. Cos'è che noi FIDAPA possiamo fare in questo settore? Perché FIDAPA si è posto questo obiettivo? Per diffondere la cultura tecnologica, il mondo digitale e le discipline scientifiche attraverso una fase prima di informazione nel mondo femminile, che deve avvenire attraverso anche quello che noi oggi stiamo facendo, quindi con dei convegni, con delle tavole rotonde, conferenze, dibattiti, per passare poi a quella che invece è una fase di formazione, con la partecipazione a workshop per acquisire competenze pratiche diversificate, coinvolgere il mondo istituzionale e tutto questo per preparare il genere femminile alla luce delle nuove esigenze per le nuove risorse lavorative che, come vediamo, mancano. Grazie. Grazie Anna, e adesso facciamo un po' il bilancio. Sebbene la nostra sezione è nata soltanto da poco, il 6 ottobre del 2016, però tante sono state le nostre iniziative portate avanti, poste a pratica da noi che cerchiamo di raccavenarci tra famiglia, lavoro e tutto il resto. Bene, adesso Roberta Marra, la nostra direttore dei conti, ci farà un riepilogo delle attività svolte in questo periodo. Come dice la nostra Presidente, con fatica anche data la novità dell'esperienza fidapesca, come dobbiamo chiamarla, abbiamo fatto alcune cose, magari saranno poche per qualcuno, per noi sono tante. Ne ho illustrate però soltanto alcune. Abbiamo ovviamente iniziato con la presentazione insomma al pubblico, che mi fa il 7 ottobre 2016, avendo così anche la gioia di un piccolo riscontro sulla stampa locale, quotidiano e gazzetta, che non aveva capito che eravamo fidata e non fidato, come hanno indicato. Abbiamo alcune immagini di quella serata, durante la quale abbiamo voluto
premiare alcune donne della nostra Monterone che sono distinte in alcuni campi. Queste sono appunto le immagini di quella serata che si è svolta presso l'Istituto della Scuola di Amicis qui a Monterone. Sì, ovviamente ho messo l'immagine della nostra dottoressa che è da poco mancata. Poi subito ci siamo confrontate con tematiche insomma a noi cari, quindi l'8 marzo del 2017 ho sbagliato, quando abbiamo voluto consegnare ai bambini delle quattro elementari del primo e del secondo polo la carta universale della bambina, dei diritti della bambina e delle bambine. Anche in quel caso abbiamo avuto un riscontro sulla stampa locale. Questa è un'immagine dove c'è appunto la nostra socia, anche dirigente del Salvatore Colonna, il primo polo di Monterone, davanti ai ragazzi nella scuola di Via Gianucci. Poi successivamente ci siamo dedicate a un tema che ci sta molto a cuore, che come posso dire nel 2017 e nel 2018, con questa tavola rotonda sul benessere, invitando alcuni specialisti, quindi sia il benessere fisico che psichico. E anche qui abbiamo qualche immagine, un paio di immagini della serata che si è svolta proprio qui in questa sala. Questo evento l'abbiamo fatto in collaborazione con l'associazione Il Faro. Diversi eventi sono stati fatti in associazione sia con il comune che con il primo polo, con la scuola del polo di Monterone di Lecce. Questo invece è un evento che ci ha visto i protagonisti a Lecce quando ricevemmo la proposta di una mia conoscenza, che il regista Antonio Petrocelli di Foggia, che sta portando in giro questo film, cortometraggio sul bullismo. E insieme alla nostra socia Anna Paola Quarta, che insegna presso il Galileo Costa di Lecce, abbiamo portato lì questa nostra esperienza, insieme appunto al regista e alla dottoressa Petruccelli, sono cugini, ecco perché lo stesso cognome, che è una psicologa. Anche qui un'altra immagine della mattinata della scorsa lì. Poi abbiamo insomma quest'anno, l'8 marzo abbiamo fatto qualcosa insieme alle altre donne del paese, quindi come diceva prima la presidente insieme al nostro sindaco, hanno dato avvio a questo percorso in filo di allarme in cui c'era anche la partecipazione della nostra sezione. E in quell'occasione abbiamo sottoscritto la carta dei diritti delle bambine insieme al nostro sindaco. Poi sto terminando. Qui abbiamo la nostra prima cerimonia delle candele che abbiamo realizzato insieme alla nostra sezione materina, la sezione di copertina, all'epoca era la presidente Angela Lomuto. Queste siamo noi e alcune socie della sezione di copertina. Poi e poi questa è la cerimonia delle candele che abbiamo fatto quest'anno, quindi da sole siamo confrontati anche con l'organizzazione di questo evento per nulla facile. E poi quest'estate, tra la migliore d'estate, abbiamo dato avvio sempre con il comprensivo Colonna e con l'associazione Il Faro ad alcuni eventi in cui è di nuovo adesso protagonista alcune donne del Salento che scrive, quindi Giovanna Politi, Maria Pia Romano e Pina Petrarca. Non ho inserito altri, abbiamo realizzato anche fino alla settimana scorsa, abbiamo collaborato con la Paloco che ha organizzato questa mattina in piazza, no? Ho messo delle manifestazioni in cui siamo stati micro partner, diciamo così. Questa è la nostra storia per il momento. Speriamo di crescere. Questo è solo una parte di quello che abbiamo fatto, perché per un paio di settimane fa abbiamo realizzato anche un altro evento molto impegnativo con Adidu nel carcere di Lecce, relativo alla riabilitazione e alla condizione della donna detenuta, e quindi è stato impegnativo perché è coinvolto professionalmente come avvocato. Passo adesso la parola alla tesoriera Antonella Quarta, che invece ci illustrerà il nostro programma ancora non completamente
imposto, in un certo senso, per il nuovo anno. Allora, inizieremo il 15 e il 16 novembre, la nostra sezione parteciperà all'evento Le vie dell'olio e del vino, che si terrà a Lecce, e nel corso del quale ci sarà anche lo scambio di auguri con tutte le socie del distretto di Trieste. Come ogni anno, poi, anche quest'anno, la nostra sezione aderirà all'iniziativa della consegna della casa dei servizi del bambino e della bambina. Evento riservato alle bambine e bambini del quinto anno della scuola primaria, evento nato per educare i bambini alla parità e al contrasto della violenza. La nostra sezione, inoltre, avvierà un progetto mirato all'educazione, all'alimentazione e alla salute. Quest'anno abbiamo deciso di dedicare questo premio, questo progetto, alla dottoressa Maria Grazia De Giorgio, pediatra, stimatissima pediatra monteronese scomparsa di recente. Nell'ambito di questo progetto saranno coinvolte le scuole con un concorso di idee. Un'altra iniziativa programmata riguarda quella legalità nella scuola. Saranno gli organizzati degli incontri ai quali parteciperanno magistrati ed esperti del settore. Inoltre la nostra associazione avvierà un progetto relativo alla lotta contro il bullismo, nell'intento di sensibilizzare i bambini e gli adolescenti al rispetto delle regole di civile convivenza all'interno delle varie istituzioni, ad iniziare da una scolastica. La sezione di Monteroni avvierà inoltre il progetto di prevenzione dei tumori della donna, dopo aver tra l'altro partecipato a quello tenutosi di recente organizzato, no? E con il comune. Questa iniziativa, cioè la nostra, sarà organizzata con l'ASL della provincia di Lecce. Il 27 e 28 aprile inoltre saremo impegnate nel percorso storico-culturale in interclub con le sezioni del Salento. Successivamente si avvierà inoltre un evento formativo con l'Ordine degli Avvocati e della provincia di Lecce. Allora, queste sono le iniziative più o meno quelle che ce ne saranno tantissime, alle quali parteciperemo anche con la nostra, insomma, cercheremo di partecipare tutte quante. Bene, ringraziamo Antonella e affrontiamo adesso proprio questo fenomeno dell'associazionismo femminile. Cosa le donne sono in grado di fare quando mettono insieme i talenti, le capacità, le inclinazioni, le passioni e ciò che a volte non riusciamo a fare. Questo ci illustrerà la nostra professoressa Maria Antonella. Intanto grazie per invitarmi ad essere presente e dare il mio piccolo contributo alla vostra vita associativa e alla vostra vita culturale. Grazie a tutte le persone che sono qui e anche ai pochi uomini che sono venuti. Io in questi casi vi ringrazio in maniera particolare perché sono sempre convinta che il lavoro tra donne è importante, ma è altrettanto importante coinvolgere nelle nostre riflessioni, nel nostro lavoro, anche gli uomini, perché noi siamo esseri umani, uomini e donne. E quindi faccio sempre riferimento e sono sempre felice quando alcuni uomini scelgono di venire ad ascoltarci e a dare il loro contributo. Mi sono chiesta da dove cominciare per riflettere su questo tema, quando l'associazionismo è donna. Ho un po' guardato, come faccio sempre, la bibliografia e ho visto che non c'è moltissimo. In Italia c'è un'unica ricerca fatta su Soroptimist, molto vecchia, e c'è una mia piccolissima ricerca ancora più vecchia di quando ho cominciato come sociologa.
punto di vista delle sue caratteristiche, dal punto di vista sociologico, ma anche delle attività, non c'è, non esiste un censimento, non ci sono siti che riportino l'elenco ufficiale delle associazioni femminili. Non c'è quasi nulla dal punto di vista del pubblicato. Ci sono tante riflessioni, ci sono tantissimi lavori che su riviste online, cartacee, poi le associazioni fanno rispetto alla loro attività. Quindi, per esempio, se un'associazione volesse farsi promotrice di un percorso di ricerca in questo senso, potrebbe essere una cosa interessante. Io in me ho smesso di essere una docente, ma la mia forma mentis è quella e quella rimane. Allora, visto che da questo punto di vista, come sociologa, avevo poco da dirvi rispetto a quando l'associazionismo è donna, mi sono chiesto: ma che cosa c'è dentro l'associazionismo femminile? E mi è venuta in mente, invece, ho visto che su questo ci sono molte cose, una parola che esiste anche nel vostro inno, e che è sorellanza. L'associazionismo femminile si fonda su questo concetto, che è contemporaneamente azione, sentimento, emozione, è un mix di tutte queste cose. Intanto, che cos'è la sorellanza? La sorellanza è una sorta di patto sociale tra donne, un patto che è un patto etico, ma è anche un patto emotivo, nel senso che coinvolge anche i sentimenti delle persone che stringono questa relazione. Ed è un patto costruito. Sottolineo un attimo questa parola, perché è da questa parola che noi dobbiamo un po' partire. Intanto, sorellanza è un insieme di saperi che rendono le donne molto più forti, perché fa riferimento a alleanze, a emancipazione, a tutto quello che le donne possono fare nel momento in cui si vivono e si trattano da sorelle e non da nemiche e non da rivali. La sorellanza è un rapporto basato sul gruppo come valore di per sé, cioè sul fatto di stare insieme come un valore importante, se però questo valore è declinato in termini di cambiamento, quindi stare insieme per cambiare. La parola sorellanza, la parola ormai è stata per un periodo, ha avuto un periodo di grande fortuna tra la fine degli anni 70 e tutti gli anni 80, poi un po' scomparsa, ritorna ultimamente un po' nell'uso comune, e secondo me è importante che noi la riprendiamo e continuiamo ad usarla, perché spesso si usa l'universale maschile, che è fratellanza. Fratellanza significa trattarsi da fratelli. Noi siamo donne e quindi dobbiamo recuperare, utilizzare, comprendere, arricchire la parola e il concetto di sorellanza. Da dove nasce? Intanto è un concetto che è stato, è una parola che è stata utilizzata per la prima volta intorno alla metà degli anni 70 da una femminista americana che si chiama Kate Millett, che ha scritto La politica della sessualità.
E quindi è una, non ha neanche 50 anni come termine. Lei lo usa per descrivere l'unione sociale tra le donne al di là di qualunque tipo di differenza. Quindi la sorellanza è un sentimento che porta le donne a stare insieme al di là di qualunque tipo di differenza, di cultura, di colore della pelle, di età, di classe sociale. L'unione tra le donne, al di là di qualunque differenza, definisce il concetto di sorellanza per Kate Millett. Dentro c'è sviluppo, crescita, empatia, solidarietà tra le donne, per le donne. Uno degli slogan più famosi che è andato al di là, nessuno si ricorda più che era uno slogan di Kate Millett, è "Donne del mondo unitevi", no? È stato, lei era un'attivista, quindi ha combattuto, ha agito, non solo ha studiato e ha scritto. E poi ha coniato il termine sisterhood, che noi nella lingua italiana, partendo dal latino solo, abbiamo tradotto in sorellanza. Che è importante fare riferimento al concetto della Millett, perché sorellanza non è solo il nascere dalla stessa madre o dallo stesso padre, e quindi per lei non è solo una condizione. Le sorelle fisiologiche si trovano ad essere sorelle e tra di loro nasce il sentimento che non è forse uno dei sentimenti più importanti. Permettetemi di dire questa cosa che forse può sembrare un poco condivisibile, almeno molti non lo condividono. Secondo me il sentimento di fratellanza e di sorellanza è un sentimento ancora più forte del legame di filiazione, genitore-figlio, genitore-figlia. Perché mentre il rapporto genitore-figlio è in qualche modo, come posso dire, uso la parola viziato, nel senso che ha dentro il potere, ha dentro la relazione, è verticale, genera dipendenza, comunque ha un'interfaccia di uno superiore all'altro. La fratellanza e la sorellanza invece sono sentimenti democratici, paritari, sono sullo stesso piano e abbiamo ricordato la perdita di questo ragazzo. Io ho avuto la sfortuna di perdere un fratello e una sorella in età giovanissimi loro. E per me, che pure ho perduto nel frattempo mio padre e mia madre, sono stati i dolori più grandi, ancor più della morte dei miei genitori, che ho vissuto con dolore ma come una fisiologicità, no? Un ricambio generazionale. Invece la perdita di un fratello e di una sorella è veramente la perdita di un pezzo di sé, proprio perché c'è una condivisione molto forte. Però il senso che Kate Millett dava alla sorellanza, al sisterhood, è la forza, è la scelta, è l'azione, è la decisione di stare insieme al di là delle differenze, è la decisione di collaborare e di essere solidali. Cioè di lavorare insieme le donne, insieme alle donne, per le donne. Quindi questo tipo di solidarietà si è un po' persa con la modernità. Nelle culture contadine la solidarietà tra donne aveva una forza notevole che un po' si è andata perdendo. Proprio nella separatezza, proprio nella inferiorità sociale,
sociale attribuita alle cose da donne, le donne avevano e trovavano nella condivisione la loro forza. Nascere, morire, crescere, soffrire, gioire, costruire qualcosa per nutrire, erano tutte cose da donne. Cose da donne che in qualche modo hanno portato definire il mondo femminile come la tenda rossa. La tenda rossa è in realtà una pratica molto antica, di cui oggi è rimasto solo il simbolo, comune a molte culture, soprattutto a culture non occidentali, in cui le donne della stessa famiglia, durante il periodo della mestruazione, del mestruo, e da lì veniva l'idea del colore rosso, si raccoglievano separatamente in una tenda, in un posto protetto, dove onoravano il ritmo del ciclico del proprio corpo, trovavano il modo per condividere, scambiavano esperienze da una generazione all'altra. È un po' quello che nella prima fase del femminismo le donne, le femministe, hanno fatto negli incontri di autocoscienza e negli incontri di separatismo, in cui tra donne, nella voluta separazione, anche se temporanea, dagli uomini, le donne nello scambio, nella condivisione e nella solidarietà trovavano la forza per andare avanti, per essere coraggiose per se stesse e per il mondo. L'idea di sorellanza è un'idea ancora valida, proprio perché nonostante tanta strada che le donne sicuramente hanno fatto, nel 2018 sappiamo, ahimè, e constatiamo che ancora di strada da fare ce n'è tanta, anzi che molti delle conquiste femminili hanno in qualche modo, proprio perché la strada non è stata percorsa insieme, uomini e donne hanno fatto due strade diverse, le donne sono andate molto avanti e gli uomini hanno fatto un po' di fatica, fanno ancora un po' di fatica a rapportarsi a queste donne nuove, a queste donne diverse, e quindi molti dei femminicidi a cui noi oggi assistiamo sono proprio il frutto di questa diversa capacità di uomini e donne di vivere la modernità, la libertà, l'autonomia, la consapevolezza di sé in modo diverso. E quindi sappiamo che nel mondo lavorativo, oggi la crisi del mondo del lavoro è generalizzata, sappiamo che le donne sono più penalizzate, che è sempre più difficile fare figli, che le donne italiane hanno pochi figli, e ahimè, al di là del colore politico, non credo che sperare di avere un pezzo di terra in conta possa spingere le donne a fare più figli. Per fare più figli ci vogliono servizi, ci vuole condivisione tra uomini e donne, ci vogliono contributi per mandarli a scuola, per aiutarli, non un pezzo di terra incolta che prima di dare frutti ce ne vuole. Vabbè, chiusa questa brevissima parentesi. Quindi in questo contesto ancora molto difficile per le donne, e non dobbiamo pensare che poiché molte barriere sono cadute e molti divieti assoluti sono scomparsi, noi abbiamo raggiunto una reale e concreta parità. Quindi le donne devono fare squadra ancora, le donne devono pensarsi come sorelle, non, dicevo, ritorno al concetto che ho espresso all'inizio, non perché
che questa sia una condizione, ma pensarsi sovente come scelta, ecco l'associazionismo. Lo stare insieme perché si condivide un ideale, si condivide una storia, si condivide un'idea di progresso, un'idea di sviluppo, un'idea di crescita. E a partire da questa condivisione, come scelta di stare insieme, che è possibile partire, andare avanti e crescere tutti insieme. Quindi l'associazionismo, quando è donna, è pratica politica. Attenzione, non pratica partitica, è pratica politica, perché è uno sguardo sul mondo che non è uno sguardo neutro, perché nessuno sguardo è neutro, e affermare che lo sia significa negare la propria appartenenza. È uno sguardo politico, è lo sguardo che studia, riflette, legge con l'obiettivo di cambiare e che spinge verso legami, verso cambiamenti, verso modifiche che rendano intanto le donne più consapevoli di se stesse, delle proprie capacità e della possibilità che hanno di cambiare se stesse per cambiare il mondo. La rivoluzione femminista è stata una rivoluzione importantissima, perché quello che le donne proponevano non era solo per sé, perché il cambiamento che le donne continuano a proporre non è un cambiamento solo per sé, non è solo una rivendicazione di vivere meglio, ma è la proposta di un mondo migliore, perché è un mondo in cui uomini e donne si rispettano, crescono insieme, vanno avanti senza differenze, senza discriminazioni, un mondo che si basi sull'uguaglianza e sulla democrazia, è un mondo migliore per tutti, non solo per le donne, ma anche per gli uomini. È questo che secondo me è e deve essere il senso di che cos'è l'associazionismo quando è donna. Grazie alla professoressa Carella che ci ha chiarito tutte queste dinamiche. Ringraziamo intanto anche il signor Davide Tommasi che si sta seguendo come diretta web su questo TV Radio che è. Passiamo adesso la parola a una persona che è il simbolo, come diceva la Roberta Chianella, dell'associazionismo femminile, un esempio per tutti noi, della presidente della sezione del Lipoli, la dottoressa Anita Marzano. Io già mi vergogno, buonasera a tutti, per come mi hanno presentata, vorrei sparire, sì, vorrei sparire. Io ringrazio Maria Rosaria, la presidente della sezione Monteroni, per avermi voluto a questo importante tavolo nella sua inaugurazione dell'anno sociale, e sono veramente lusingata, era quello che ha detto Miao. E da quello che ha detto Teresa, che è di parte, dalle parole di Maria Rosaria. Io devo dire, l'argomento che ha scelto la sezione di Monteroni è estremamente affascinante, come diceva la professoressa Mancarella, e c'è poca materia sull'argomento. Mi complimento con la professoressa che ha fatto un bellissimo intervento sulla sorellanza, per quanto il termine noi non siamo abituati a sentire il nostro senso di sorellanza, comunque quello è. E saluto la nostra amatissima segretaria nazionale Bianca Perrone e tutte voi, le altre presidenti, e comincerò col dirvi la mia esperienza, l'esperienza della nostra sezione di Lipoli, che è sul territorio da 30 anni. Io mi sono iscritta, sbagliavo Teresa, io non sono una socia fondatrice, sono iscritta qualche anno dopo. Sono iscritta nel 95 e quest'anno la nostra sezione, che ho il piacere di rappresentare per il terzo mandato, ha festeggiato il trentennale.
che ho portato relative a quella bellissima giornata della splendida fiammetta internazionale, la salute nostra distrettuale, che ci consegnano le targa per il trentennale, queste tutte le cose. In quella serata ci tengo di dare a donne del nostro territorio che si sono distinte per la loro attività crescendo, come dire, in maniera notevole a livello nazionale e internazionale, questa è la inviata del TG1 Marie Lucrezio, che è poi la figlia di una nostra socia. Marie Lucrezio, se voi fate caso, nelle zone di guerra, dappertutto c'è lei che è intervista, che fa. E questa invece è una targa che abbiamo deciso di dare a la celeberrima, insieme a Fiammetta, Serenella Morendini, che è l'attuale, in quei giorni veniva promossa a consigliera nazionale di parità supplente, e lei è sempre stata molto vicina a noi, al Salento, eccetera. E poi devo il premio anche ad un'altra, ad una professoressa di criminologia dell'Università di Siena, non so perché non mi compare nelle foto, l'ho persa tra la facendo. Questo è una foto di gruppo con alcune delle socie della nostra sezione, riconoscete la vicepresidente attuale, presidente della commissione provinciale Teresa Chianella e tante altre. Questa invece è la foto di gruppo con la Teresa Labate, la presidente distrettuale, tutte le presidenti del Salento, manca Maria Rosaria perché nel pomeriggio per cena non rimase, l'ottima Fiammetta, la Cettina Piacente, insomma, eravamo tutte lì la sera del trentennale a festeggiare la nostra sezione. Quindi dicevo, però, la nostra sezione, vi dico che cosa c'era prima dell'88, prima che le donne si riunissero in questa bellissima associazione delle donne delle arti e delle professioni e dei singoli, e poi piano piano che cosa è successo. Prima dell'88 le donne non c'erano, nel senso che non avevano voce, nessuna opinione riportata, non comparivano in politica, non comparivano nella società, non lo sapevano, non avevano le mani. E si lavorava, perché lavoravano, però non come se non ci fosse, non con la inaugurazione della nostra sezione ad opera del socio di Lecce, Maria Teresa Labate, la nostra parte presidente istituale, è stata una socia fondatrice insieme con Rosa Molendini, quando fecero nascere la nostra sezione, dice Mara Costola, che è la prima presidente, e abbiamo molte difficoltà a trovare un numero minimo di donne che aderissero a 15, che aderissero a questa sezione. Ci risponde non al centro, ma io c'ho mio marito, insomma, delle tante difficoltà. Comunque nasce la nostra associazione, all'inizio senza grandi finanze, si appoggiavano in sedi di associazioni amiche, ci abbiamo fatto conoscere, organizzato incontri, dibattiti, si fecero apprezzare dalla comunità, fino a che fu in grado per il decennale di organizzare il primo congresso distrettuale. E queste sono le immagini che ho già fatto vedere al centenario, cambiate ovviamente perché non ci hanno di nuovo, per il nostro decennale. Qui vedete una Cettina Piacente al tavolo, Serenella Morendini, anche lei in grande spolvero, e questo è il tavolo presidenziale, che intravedete Giulia Colucci, qui l'allora presidente nazionale, che consegna la targa, io ero al primo mandato. La targa per il decennale, questa invece è una foto anche con Caterina Motta, che è la distrettuale, vedete, questo è il tavolo presidenziale, riconoscerete Eufemia Ippolito, che è questa, che era già allora componente di una commissione nazionale di pari dell'imprenditoria, era già un'autorità. E quindi queste sono le foto dell'epoca, primo congresso distrettuale nel 2008, maggio del 2008, festeggiamo una cosa bellissima, e festeggiamo per due giorni, con la sera c'è quella cerimonia delle candele e tutto il resto. Quindi continua
continuammo a lavorare tanto dopo 10 anni, fino a che la nostra associazione, per motivi anagrafici, tutte donne avanti con gli anni, e si stava per perdere, la nostra associazione si stava sciogliendo. E allora erano passati 18 anni, perché era nel 2006 che avveniva questo. E allora la rifondammo. Con l'ingresso di 25 nuove socie, l'associazione prese respiro. E ricordo sempre quella bellissima, l'ho detto anche per il trentennale, quella bellissima cerimonia delle candele, 25 nuove socie, questo elenco che non finiva mai, rappresentava la bisessuale, ad esempio, di Teodoro Pagliacci, che era un evento. Molte delle socie attuali se lo ricordano ancora. E poi io facevo, c'era un sottofondo musicale a ogni socia che veniva presentata, c'era una cosa che non finiva, una cosa bellissima, insomma. Quindi, in qualche modo, con la rifondazione della nostra associazione, cambiò anche il taglio che noi abbiamo dato alla nostra associazione. Prima abbiamo impiegato 18 anni per farci conoscere, apprezzare sul territorio, eccetera. Quindi abbiamo fatto incontri, dibattiti, tavole ronde su tutti i vari temi di attualità. Abbiamo quindi detto di tutto e di più, finché in questa nuova fase, con queste giovani 25 nuove soci, abbiamo tentato di dare un taglio più concreto. E allora organizzammo un corso di donne politica, perché le donne, dice giustamente la professione, non è un fatto di partitico, che noi dobbiamo essere partecipare al partito, prendere parte, no, la politica delle donne noi abbiamo voluto rappresentare, perché non c'era. E allora organizziamo comunque questo donne politica, questo corso di donne politiche che si sviluppò in 4-5 mesi, e intervenne, fu molto seguito, e intervennero Adriana Poliportone, che era allora sindaco di Lecce, la Lorena Capone, già consigliere provinciale, la Bianca Onelio Palanci Zanelli, Nunzia Bernardini, Anna Santoro, Serenella Molendini, insomma, facemmo questo corso alle nostre donne per far capire che bisognava che si invocassero le maniche. In una di queste circostanze ricordo Teresa Camilla, che tra cui di Teresa Camilla in platea, lei era consigliera comunale, e la cooptai per iscriverla da noi. Quindi cominciò questo corso. Di quel periodo, e anche, dicevano, abbiamo voluto dare un taglio concreto, di quel periodo anche la nostra collaborazione con una rivista di attualità, di cultura, Calicoli molto lessa, di Stanza, per veicolare attraverso questa rivista tutte le nostre iniziative, per far sentire, far capire, far leggere, far conoscere al pubblico del territorio quelle che erano le nostre iniziative. E allora, che facevamo in quel periodo? Per fare dei gesti concreti, per dare l'esempio, in quel periodo il tema 2007-2009, mi pare, il tema nazionale era alla ricerca di un valore aggiunto, il rispetto. Quindi organizzammo, decidemmo di adottare una iuola per dare il buon esempio, che sapete che le nostre città, specie Calicoli, specie d'estate, non è un posto specchiato, limpo e pulito. Quindi per dare l'input che la cittadinanza si prendesse cura anche dei dettagli della città, adottammo una iuola che era poi quella antistante la zona di parti traffico del riparto, dove oramai avevamo fatto tanto di quella strada, era la nostra sede, era diventata la nostra sede, quindi venivamo a cacchettare dal Fiorale, no, dall'Incretta, e quindi tutta questa spazia, cose di Natale, con le strisce di Natale, con vari fiori, piante grasse, mi ricordo, insomma. E da allora, ecco, vedete, ne demmo anche notizia sul mensile AXA,
che riportò il fatto. Da allora dobbiamo dire che i commercianti cominciarono a prendersi cura dei verde acquistanti al loro locale, cominciarono a spazzare con più solerzia tutti i marciapiedi, un segnale che ebbe un seguito. E ancora, nel gennaio del 2008, sempre il tema era quello, il rispetto della ricerca di un valore perduto, il rispetto, per il rispetto della memoria storica del nostro patrimonio artistico, questo l'avevo detto da decine di volte, ma lo ripeto perché è un segnale importante. Siccome noi abbiamo, come sapete, una nostra eroina, Antonietta De Page, e una nostra concittadina, c'era il suo ritratto, pintato in un canto del Museo Civico, e non facevamo restaurare, ci costò soldini, facevamo restaurare, una bellissima cosa, e poi, siccome quel periodo era in gennaio, che prendevo questa iniziativa, aspettavo che, siccome quel periodo l'amministrazione comunale era gestita dal commissario Prettizio, aspettavamo che si insediasse il sindaco a luglio, facevamo la presentazione di questo ritratto della cittadinanza, fu molto apprezzata, tanto che nelle successive festeggiamenti per l'amministrazione ci fu tanto grata che tutte quelle che si sono poi susseguite, quando si è trattato di festeggiare i 150 anni dell'Unità d'Italia, adesso il bicentenario della nascita della Antonietta De Page, ha voluto la Stapa come co-protagonista nei festeggiamenti. Noi abbiamo direttamente organizzato insieme con l'amministrazione questi festeggiamenti. E questi sono i vari articoli. Queste sono le ultime foto, quelle che abbiamo fatto il 2 febbraio per il festeggiamento del bicentenario della nascita di Antonietta De Page. Ora, guardate perché il livello particolare. Quindi quel gesto, anche quello che è stato un gesto concreto, ci ha, come dire, riportato una immagine, come si dice, avete compreso, un ritorno di immagine notevole, perché ripeto, ci hanno poi tanto corteggiato come amministrazione. In quel periodo siamo già nel 2008, siamo arrivati al ventennale, cominciamo a festeggiare il ventennale e vedete qui che c'è una sempre verde Eufemia Ippolito, allora segretaria nazionale, qui la vedete che mi consegna la targa, la Eufemia segretaria nazionale, la Rosa Donofrio la tesoriera, qui vedete con il direttivo dell'epoca Angela Pastore, che poi è stata presidente anche della FIDAPA, Anna Maria Maggio, che è l'attuale past presidente, questa è mia sorella, che non l'ho pregata in ginocchio, non vuole fare presidente. E non c'è la sorellanza. E quindi qua vedete altre cose relative a quella ventennale, che fu molto scoppiettante, mi danno la tua e queste sono le foto relative. Qui vedete una giovane fiammetta di capelli lunghi, sempre bellissima, ed era allora la presidente della sezione di Lecce. Ecco qua un'altra panoramica. Continuando sul percorso della recupero della memoria, andiamo anche a recuperare, come dire, un patrimonio artistico minore, l'edico del sacro. Voi sapete che a Gallipoli, come anche credo a voi, in tutto il Salento, a ogni angolo del centro storico c'è l'iconetta, l'iconetta. Ho capito in quella circostanza che andare per quale mese significa andare a guardare e a pregare l'immagine del santo, l'iconetta, cioè l'icone. E allora la nostra socia, che è la parte soliera, Patrizia Chiriacò, fece questo studio, facendo una cartografazione di queste piccole sacre, sono 24, a Gallipoli, nel tentativo intanto di valorizzare anche il patrimonio artistico minore, e per tentare di toglierlo quindi dall'oblio e anche per cercare di dare l'idea che non debba essere la... ce n'erano alcune con le grate di alluminio per proteggerle anche dalla cattiva restauro, dal cattivo restauro, e questa è la notizia che noi abbiamo.
Ancora di quegli anni è un altro bellissimo, ecco, le cose concrete, siamo passati a fare i fatti. Abbiamo fatto anche poi un report su quello che le donne della città volevano, quindi con somministrando un questionario, che è una cosa che è durata moltissimo, molti mesi, e fu finanziato dall'allora Serenella Maiorini, come consigliera di parità provinciale, e la nostra presidente, che era diciamo presidente della parità provinciali e successivi. E quindi riuscimmo con la somministrazione di questo di donne a capire quelle che erano i desideri, l'idea che avevano le donne della politica, delle commissioni delle varie opportunità, di che cosa avevano, che cosa sapevano, di quali erano le loro aspettative, eccetera, per conoscere un po' il mondo delle donne. E poi fu presentata alla città. Nel frattempo, il corso principale di quella fase fu la battaglia, perché di una battaglia si trattò, intrapresa, che a me lo ricorda, quella di cercare di ottenere che l'amministrazione comunale istituisse la commissione per le opportunità carriere. Battagliamo per 7-8 anni, partecipando a talk show dei tribunali locali, facevamo articoli sui giornali locali, tappezzavamo di manifesti di protesta per la città periodicamente per cercare di capire che le amministrazioni che si succedevano, tutti gli uomini, non importava niente di, delle donne, della commissione, e avevano altri problemi, non erano sensibili a questo problema. E invece finalmente, il primo di dicembre del 2009, dici come fare con dati e date? C'ero. Nel primo dicembre del 2009 si insediò finalmente la prima commissione di varie opportunità del Comune di Gallipoli e facevamo parte di quella commissione tre fidatine. C'era Teresa Chianella, l'attuale presidente della commissione nazionale provinciale, e Alessandra Valmona. E allora così ci è riuscito poi in questo modo, attraverso questo nuovo istituto, di incidere ancora di più sul territorio, perché signori miei, noi eravamo tre, noi avevamo comunque l'idea di fare qualcosa di utile per le donne. E allora, questa è la presentazione della Commissione per l'Opportunità, vedete che c'è la Michela Giomo, che era la Presidente della Commissione, già past Presidente, fidata che era, la Serenella Morendini, la Filomena Dattini, che era allora l'assessore alle pari opportunità della legge. Allora, mi fecero un'intervista appena letta, mi dissero, Presidente, lei che cosa vuole fare per prima cosa? È un corso di difesa personale. Perché? Per dare alle donne, perché naturalmente di violenza sulle donne se ne parlava, non so quanti 10 anni, non parlate di seguito, di violenza, e perché la violenza c'era, quindi per dare alle ragazze, alle studentesse che poi sarebbero diventate, poi sarebbero andate fuori per motivi di lavoro, di studio, la possibilità di capire che si dovevano difendere. Questo corso fu molto, ebbe molto successo, tanto che ne facevamo 4 edizioni, una ogni anno. E perché poi adesso vi dico. L'ha proseguito anche la seconda commissione delle varie opportunità comunale capeggiata, di cui il presidente era Teresa Chianella. Quindi lei ha continuato, poi, ecco perché essendo noi fidata, abbiamo continuato il lavoro dell'amica precedente, la sorellanza. Ancora, abbiamo organizzato un corso per incidere sul tessuto, sulla, sulla carne viva delle donne. Un corso di ricamo e recupero del patrimonio tessile. Voi sapete che a Gallipoli, come l'altra parte di Pezzalento, siamo pieni di chiese, di paramenti sacri, di santi perché con abiti sontuosi, nel museo ci sono un sacco di abiti d'epoca, e per dare ai giovani che avessero voluto poi fare una
utilizzare quel corso per appassionarsi e usarlo come lavoro, e quindi facemmo questo corso, che è tanto successo. A capo di quel corso ci fu chiamai una ex suora di clausura, molto brava, che il suo clausura lo faceva. La stessa che quando ci fu la storia dei festeggiamenti dei 150 anni dell'Unità d'Italia, il gonfalone della città che cadeva a pesi, disse: io sto andando, ci non lo facciamo, di chiamare le donne. E quindi chiamai questa suora, che è ex suora di clausura, e disse: per cortesia Maria, vedi di restaurare, perché non si può tirare fuori un gonfalone che si è fatto male. Meglio 30 anni fa, l'ho chiamato io quando ero suora, sto per dirmi, e il cerchio si chiude, e il cerchio si chiude. E insomma, abbiamo questo corso di Donna d'Arte, che fu molto apprezzato. Ancora, abbiamo fatto poi la Via Girosa per dare la visibilità alle donne, c'è il carico merci, carico scarico, tutti i corsi, e non c'è magari una donna che arriva col pancione, con la carrozzina, con i bambini, a Gallipoli, la possibilità di un parcheggio un po' più. E quindi in zone sensibili della città, che l'ho visto dire adesso non mi voglio annoiare, facemmo sì parcheggi rosa. Ancora la nuova, la terza presidente della Commissione per la Pari Opportunità, di cui sono tre le sorge nostre che fanno parte dell'attuale Commissione per la Pari Opportunità, sono la Memenicale, Gianna Strapast, Fernanda Vaglio, e la vicepresidente Maria Antonietta Negro, anche lei adesso nuova, di nuova nomina, componente della Commissione Provinciale. Quindi con la Commissione Pari Opportunità attuale, perché poi essendo donne si collabora una cosa che io non sono riuscita a fare, che Teresa non è riuscita a fare, quella attuale è riuscita a farla, per esempio la Notte Rosa. Noi quest'anno abbiamo organizzato per Ligoli la prima edizione della Notte Rosa, la Commissione Pari Opportunità e la SIDAPA, e ha preso parte coinvolgendo in quella Notte Rosa una socia SIDAPA di Copertino, Chiara Portella, che ha fatto una stilata bellissima, non solo, ma anche la Vitti Tornesello, che conoscete, primario, il nostro socio primario di Cosantoro, che c'è più frigliato, che ci disse: ragazze, io vi do l'idea di, insieme alle nuove modelle della Carol, di far sfilare 10 donne, 10 giovani bellissime, che hanno vinto la sfida con la malattia, erano sue pazienti, e quindi hanno sfilato insieme alle sue bellissime modelle anche 10 donne, tra cui una incinta, che erano state pazienti della Tutti Donzella. È stata una cosa bellissima. Questo per dire, quando le donne si mettono insieme, perché questa è me, questa è sempre Carol, che poi è stata premiata con Targa, è stata premiata anche Maria De Giovanni, che è socia dell'associazione Giovertina, questa è Maria De Giovanni, una scrittrice e giornalista affetta da sclerosi multipla, che ha tanti meriti, non l'ultimo quello adesso di aver fatto un'associazione il male di tutti, dove porta i malati di sclerosi multipla a fare il bagno tutti i giorni a San Foga, ed è stata per questo invitata dal presidente della regione per illustrare il suo progetto, che l'ha fatto anche in altre maniere, e queste sono appunto Maria De Giovanni, che viene premiata. L'ultima cosa, non è l'ultima ma più fondamentale, una delle più fondamentali, è quella di intitolare le scuole personaggi femminili, fatto con maschera. A Gallipoli ci sono forse due, cioè Maria Antonietta De Pace come strada, Maria Antonietta De Pace, e forse la Stevens, che non ho ben capito, la Stevens, se la scrittrice o il padre, non si capisce. Ci sono solo due donne. E allora, siccome le donne nella toponomastica il paese non cresce più, non vengono fatte altre gare, almeno poi intitoliamo scuole, e questa è, abbiamo dato notizia, la carta di diritti della bambina venerdì prossimo verrà finalmente recepita dalla nostra comune. E questo invece volevo chiudere con il codice rosa, che a Meta suggerì
marzo scorso, di veicolare il codice rosa. Voi sapete che è presso il nostro pronto soccorso, da un anno e mezzo, no, non lo sapete Lorenzo, e non lo sapevamo anche noi, da un paio d'anni è attivo il codice rosa, cioè le donne che abbiano subito violenza possono, nel momento in cui arrivano così in compie, possono dire io sono stata, ho subito violenza, e quindi hanno un percorso preferenziale. Il nostro pronto soccorso di Gallipoli è quello che per primo nel territorio è l'unico a questo servizio, ma non è stato sufficiente, tanto che io, che sono un addetto al rosa, vero, io tra le 20 ore non sapevo che c'era questa possibilità, questo istituto, e quindi su suggerimento di Federica organizziamo nel marzo scorso questo per veicolare alla popolazione questa possibilità. Ora io naturalmente non è tutto quello che abbiamo fatto, perché come faccio a sintetizzare 30 anni, ma quello che vi voglio dire è che noi, a proposito della professoressa che diceva la sorellanza, abbiamo vissuto la nostra associazione come un luogo di crescita, una palestra perché ognuno di noi riuscisse a esprimere le proprie capacità, il proprio talento, le proprie competenze, non solo, ma noi abbiamo poi fatto squadra, tanto che le nostre socie, insomma, la Michela Di Ciommo è stata la prima presidente delle varie comunità provinciali, la Medicale che era il presidente delle varie comunità comunali, la Teresa è stata la presidente delle varie comunità, c'è Anna Maria Sperduto che era prima seduta lì, che era la nostra socia, che è adesso componente della commissione parità regionale. Noi abbiamo delle, siamo riusciti a fare squadra, tanto, certamente devo dire sono per tutte le persone gravi, perché non è la prossima che non ha una stoffa, non ha lo spessore, non ha la capacità. Tutte le nostre donne che abbiano voluto sono state supportate, hanno fatto esperienza nella nostra associazione, tanto da poi aspirare a incarichi migliori. Noi l'abbiamo, ripeto, vissuto come un luogo dove le donne hanno preso sempre più piede, consapevolezza, piano piano, anche Geremia, anche parlare di microfono, non è che l'improvviso si prende il microfono e parli, ci vuole esperienza, e non è semplice, e qui ci vogliono anni di cose come ci insegna Fiammeggia, ci vogliono anni di esperienza per acquisire, no, la cosa, la dimestichezza, la disinvoltura per fare queste cose, e questa noi l'abbiamo intesa come un patto tra donne per le donne, e diciamo alle nuove generazioni che quello che noi abbiamo fatto bisogna che lo teniamo saldamente in mano, perché il momento in cui tu lasci un vuoto viene occupato non sappiamo da che cosa. Quindi io invito tutte le donne a fare squadra. La nostra è un'organizzazione bellissima, nazionale ed internazionale, che io credo che non compare nelle statistiche, ma è l'unica, credo, a livello nazionale che abbia la serietà, che condivida come dire, i ruoli, ideali che vanno bene per tutte le donne. Bene, io mi incontro e vi ringrazio per l'attenzione. Ringraziamo Anita perché ci dà una ventata di ottimismo, sappiamo che possiamo crescere nonostante il sconforto che ci viene tanto. Allora, sentiamo adesso le conclusioni che ci vengono date dalla nostra. No, conclusioni? Vediamo adesso l'intervento della nostra segretaria nazionale, Fiammeggia Ragone. Anche io ho preparato un piccolo PowerPoint nella qualità di past presidente del distretto. Allora, il mio saluto è a tutti quanti voi, a tutte e a tutte, amiche e amici, autorità. Questa è una giornata, una serata particolare, perché l'apertura di un anno sociale, di una sezione, è un momento sempre delicato, perché il momento in cui si fa una sintesi del lavoro svolto in questo anno, e l'abbiamo visto, è un momento in cui si programma per il prossimo anno
e il momento in cui le socie rinnovano l'iscrizione all'associazione e il momento anche in cui le nuove amiche possono avvicinarsi alla nostra associazione. E io parlo con grande orgoglio nel dire di far parte di questa bellissima associazione. Abbiamo detto che di associazioni femminili ce ne sono poche. Noi invece possiamo vantare il fatto che siamo una delle associazioni più antiche, credo che qualche anno dopo è nata anche l'Isol Optimis, ma noi dall'anno prossimo festeggiamo il 90° anno. È una delle associazioni che nascono appunto moltissimi anni fa, 90 anni fa, e si sono consolidate in tutte le regioni, esistono 7 distretti, e esistono 304 sezioni, 11.000 soci, ma soprattutto ciò che bisogna riflettere, si raccolgono tante donne che mettono insieme il loro impegno per promuovere un cambiamento culturale. E così in questa piccola città, in questo piccolo paesino di Monteroni, lo possiamo sottolineare perché le persone segnano la storia di una sezione. Sul Collegge Maria Teresa Labbate segna la sezione di Lecce e anche molte delle sezioni del nostro Salento sono segnate dal suo impegno e dalla sua passione che è ancora qui presente. Ed è l'esempio di come tutti questi anni, in questo caso Maria Teresa e insieme a tutte le amiche qui presenti, si sono accompagnate, hanno vissuto la loro vita in maniera da protagonisti, da impegno concreto sul loro territorio, ma hanno dato sempre quel valore aggiunto a tante donne che si hanno avuto modo di conoscere in questi anni. E io ho avuto anche questo pregio, questo onore di essere guidata da Maria Teresa, dalla sezione di legge, da tutte quante le amiche che ho avuto modo di conoscere. Così è accaduto per la sezione di Monteroni, nata per un grande impegno di Maria Rosaria Manca, che insieme a delle amiche hanno voluto incontrarsi, ma soprattutto hanno condiviso un pensiero, ma rendendolo operativo, perché spesso i pensieri volano, siamo brave a dire vorremmo fare questo, nel momento in cui bisogna fare e ce ne vuole tanto. È nata la sezione di Monteroni, una sezione che nasce dall'impegno di donne che hanno tanti impegni, quindi non sono donne disimpegnate, perché questo è un poco il credere, no, dell'associazionismo, si iscrive all'associazione chi ha più tempo da dedicare, in realtà è esattamente il contrario, ci si iscrive all'associazione nonostante si abbiano tanti impegni familiari, professionali, di vita, perché significa che ognuno di noi è stato chiamato ad esprimere un impegno concreto, condiviso e agito se vogliamo attuare un cambiamento culturale. Nell'associazione, soprattutto al femminile, questo che la contraddistingue da un punto di vista, diciamo, storico-sociologico, è che le donne muovono i pensieri, non muovono l'aspetto. L'economia la muovono attraverso la realizzazione delle loro idee, ma fondamentalmente sono i pensieri agili che fanno i veri cambiamenti. E qui veramente un grande applauso va alla sezione di Monteroni, che nonostante le difficoltà, le donne che hanno fondato, che hanno guidato questa associazione, sono qui presenti a questa giornata di inaugurazione. E questo è un momento meraviglioso. Fatto questa piccola parentesi, e abbiamo visto che la nostra associazione si muove con due temi parallelamente, un tema nazionale che la vicepresidente ha dato insomma spiegazioni su quello che sono le linee guida nazionali, che il tema nazionale dura 2 anni e qui noi ci dobbiamo muovere come soci, in qualità di soci, a promuovere iniziative tenendo conto delle linee che ci vengono date per le spiegazioni di questo tema. Poi c'è un tema internazionale
che di solito viene dato, insomma, di competenza della PAS presidente sia della sezione, del distretto e del nazionale. E quest'anno il tema internazionale è il potere delle donne, tenendo conto della gente.